Con l'arrivo della bella stagione io di solito faccio un sacco di passeggiate, quindi intorno alle 18-18:30 stacco per un'oretta, vado al parco, faccio una lunga passeggiata, poi torno, doccia, cena, eccetera, eccetera. Quando faccio queste lunghe passeggiate di solito ho sempre con me degli auricolari, auricolari che mi permettono sia di ascoltare musica sia di ascoltare podcast. Oggi voglio parlarti di una scoperta che ho fatto veramente pochissimi giorni fa, ovvero un paio di cuffie a conduzione aerea. Come ti dicevo nell'introduzione, sperando che finalmente il tempo si aggiusti e decida di arrivare l'estate, io intorno alle 18-18:30 faccio sempre una lunga passeggiata, almeno un'oretta, al parco. Siccome sono prevalentemente da solo, amo avere con me degli auricolari, sia per ascoltare musica, ma anche e soprattutto per ascoltare podcast. Oggi voglio parlarti appunto di un paio di auricolari molto particolari perché sono a conduzione aerea. Ma facciamo prima un piccolo passo indietro. Un anno fa, più o meno, ho comprato un paio di auricolari a conduzione ossea. Sembra strano, no? Sembra fantascienza. Ora ti spiego. Sono degli auricolari che vanno poggiati qui sulle orecchie, un po' come quelli che adesso ti farò vedere a conduzione aerea, e trasmettono il suono perché il suono si propaga attraverso le ossa e arriva direttamente all'orecchio. Quindi il nostro corpo, in particolare la cavità cranica e comunque tutto ciò che ha a che fare con l'orecchio, il condotto uditivo, ecco, diventa una cassa di risonanza, quindi amplifica il suono. È molto interessante perché? Perché hai le orecchie libere. Quindi puoi ascoltare musica in strada senza pericolo che passi una macchina e ti butti sotto, senza pericolo che arrivi uno dietro con la bicicletta a suonarti il campanello mezz'ora e tu non senti perché hai la musica a tutto volume. Quelle cuffie lì però le ho vendute perché dopo un po' mi stancavano. Erano molto interessanti, ma mi stancavano. Non lo so, sarà questo tipo di conduzione ossea. Mi dava un po' fastidio, proprio fisicamente mi davano un po' fastidio, e soprattutto la musica non era così ricca come le cuffie normali o quelle che ti sto per far vedere adesso. Ma veniamo ad oggi. Siccome tempo fa ho comprato degli auricolari della Soundpiz, non so se hai visto il video, vallo a vedere, magari te lo lascio qui in descrizione, Amazon ha continuato, insistendo per tanto tempo, a farmi vedere queste cuffie, ovvero le Run Free Lite 2, sempre della Soundpiz. E quindi Amazon me le ha fatte vedere un giorno, due giorni, tre giorni, alla fine ho ceduto e le ho comprato. Queste cuffie costano una trentina d'euro, quindi veramente assolutamente abbordabili. Te le faccio vedere, sono queste. Ok, sono molto molto morbide, elastiche, leggerissime e vanno indossate in questo modo. Ora mi giro e te le faccio vedere. Ok, questa parte qui copre, nel senso non aderisce, non va dentro, ma copre leggermente l'orecchio. Ok, e a differenza di quelle a conduzione ossea, dove questo dispositivo qui era un po' più spostato proprio sull'osso, e quindi l'orecchio era totalmente libero, questo qui l'orecchio non è ostruito, ci mancherebbe, però poggia leggermente sopra. Rispetto a quelle a conduzione ossea, queste qui hanno un suono infinitamente migliore. I bassi sono molto più ricchi, il suono è molto più naturale. Le ho provate prima di parlartene, le ho provate per qualche giorno, facendo appunto queste lunghe passeggiate, sempre di un'oretta, quindi diciamo 2-3 ore le ho provate. Non mi hanno mai stancato, perché la trasmissione del suono dal mio punto di vista è molto più naturale.
Quali sono dal mio punto di vista i vantaggi di queste cuffiette? Allora, sono super leggere, super elastiche e sono veramente comode da indossare. Il suono è veramente, veramente naturale, molto migliore rispetto alle cuffie che ho provato io a conduzione ossea. Queste costano intorno ai 30 euro, quelle a conduzione ossea che avevo comprato costavano intorno ai 70-80 euro, quindi nonostante costassero di più, la conduzione aerea dal mio punto di vista è migliore rispetto a quella ossea, almeno per me, poi magari tu ti trovi meglio con quella ossea. C'è un'app nella quale puoi ovviamente aggiornare il firmware, ma puoi anche utilizzare l'equalizzatore per ascoltare musica e per ascoltare il parlato, quindi hai diversi generi musicali con cui equalizzare, ma anche e soprattutto per il parlato. Questo tipo di auricolari hanno una porta USB-C, ovviamente, perché sono assolutamente nuove, quindi hanno la porta USB-C con la quale puoi ricaricarle. Io sto utilizzando ancora la ricarica iniziale, quella delle cuffie, quindi non le ho mai caricate da quando le ho avute, e diciamo ci ho fatto almeno 3-4 ore di camminate e sono ancora completamente cariche. Sulle istruzioni c'è scritto durano intorno ai 15 ore una ricarica, ma ti farò sapere. Perché le ho prese? Le ho prese a parte il fatto che Amazon mi ha ordinato di prenderle, quindi le ho prese, ma a parte gli scherzi. Le ho prese perché, come ti dicevo, mi piace non avere qualcosa nelle orecchie e non essere estraneato dal mondo, perché quando ho gli auricolari, quelli in-ear, quelli che si infilano appunto nelle orecchie, anche lì c'è la cancellazione attiva del rumore, come con questi, però non lo so, mi sento troppo silenzio, non mi sento a mio agio. Queste qui invece, poggiando solamente, quindi lasciandoti comunque l'orecchio libero, tu senti tutti i suoni circostanti, hai una visione molto più tridimensionale di tutto e anche della musica. Quindi è stata veramente una bella scoperta, e grazie a Amazon per avermele segnalate ovviamente. Io ti lascio tutti i link in descrizione nel caso tu le voglia prendere, ma per 30 euro, 32, 33 euro, non mi ricordo quanto costano, sono veramente ottime. Veramente un bel acquisto. Non vedo l'ora di fare una passeggiata anche oggi pomeriggio. Ok, io ti ringrazio. Se hai domande, dubbi, curiosità su queste cuffiette, ma non solo, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie mille. Ciao!